qua sono un gruppo di musicisti, sempre alle prese, solo il bellissimo, sempre alle prese con problemi pratici, combinare la mattina con la sera, fare due serate in una, fare tre prove nella stessa sera, ma alla fine sostanzialmente vivono gli spazi del tempo perso. Tra le corde del tuo cuore, tese a morte dalla voglia, fa rumore ogni respiro, oro puro. E abbiamo capito che c'era uno spazio che non esisteva e poteva diventare un luogo artistico, ed era lo spazio che sta fra un incontro e l'altro, fra una via consolare e l'altra, fra una fermata e l'altra, fra un pensiero e l'altro, fra una canzone e l'altra. In questi anni noi abbiamo fatto un mucchio di cose, non so, per esempio i concerti nella Vasca delle Otarie, mettendo tanti artisti, alcuni artisti nelle gabbie dello zoo e radiomicrofonando tutto quanto, quindi tutto in assoluto silenzio, e offrendo agli spettatori delle cuffie, per cui senza interagire con gli animali era possibile in cuffia ascoltare stereo il nostro concerto, elevandosi le cuffie assolutamente in silenzio. Passa, banda passa, ragazzi scendono. Passa, banda passa, dal balcone scendono giù. Comprano pezzi di cielo, vanno lontano, che più non si può. Passa, guerra passa, ragazzi scendono giù. Passa, guerra passa, dal balcone scendono giù. Nelle metropolitane abbiamo fatto un mucchio di interventi. La metropolitana è un luogo dove ti nascondi tra una cosa e l'altra, dove passi un tempo veloce, che è un po' un collegamento tra un appuntamento e l'altro, fare una cosa che devi fare e un'altra che devi fare, fare una cosa che vuoi fare e un'altra che vuoi fare. Cioè questo tempo è nascosto, cancellato, nascosto a se stessi. Questo tempo però esiste, uno spazio, un tempo, un luogo. È un luogo che diventa vero, se diventa vero, diventa verissimo se ci succede qualcosa. Se anche si sposta una lattina di Coca-Cola, se viene, se c'è un suono, se c'è un colore, se c'è una luce, se c'è un flash, se c'è un lampo, se c'è un riverbero. Noi ci abbiamo portato i nostri suoni, le nostre, anche le nostre canzoni, ma non solo. Des oiseaux de mer qui suivent en dolant, compagnons de voyage, les navires glissant sur des gouffres amers. À peine les Antilles déposées sous les planches, que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent pitoisément les grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyage est brûlé comme il est bon, cheveux lui naguère si beau qu'il est comique. L'agace au bec avec un boule gueule, l'autre est mime en boiton, l'enfirme qui volait. Et
ci siamo detti, ma stazioni fine secolo, ferrovia dell'allume, minatori, operai che usavano questi vecchi vagoni per andare e venire dalle cave sui monti della Tolfa, vicino tra Civitavecchia e l'Argentario. E così abbiamo pensato di portarci delle intuizioni artistiche, di interpretare queste stazioni con le maioliche, con dei tetti bellissimi, con delle strutture bellissime, come se fossero dei luoghi scenici, dei luoghi per lo spettacolo. Stradarolo è un festival fantastico, è un luogo che non si chiama così, però ormai si chiama così. È un posto dove gli artisti vanno e interpretano il loro vicolo, la loro piazza come vogliono. Bella dentro, bella dentro, bella dentro, sei bella dentro, il filo rosso che ci unisce sulla piattaforma. Amore, amore mio, ritorna. Arrivano artisti da tutta Europa, performer, creatori di spazi, creatori di luci, e danzatori, attori, registi, fotografi, molti musicisti. Non buttare, amore mio bellarino, quello che è il bambino con l'acqua sporca, le stagioni sono cambiate ma cosa importa, amore amore mio ritorna. Stradarolo è una strana cosa, uno strano festival che si fa tutti gli anni nell'area est di Roma, ancora molto più periferia di questa, in realtà sono paesi, non sarebbe proprio neanche periferia. Però ormai il modo di lavorare, la condizione lavorativa delle persone porta a fare sì che periferia è quello che tu non vivi, è lo spazio dove tu fuggi, da cui tu fuggi per andare a fare un'altra cosa, quella è periferia. Cioè l'assenza è più forte della presenza in certi luoghi. Il viaggio è il mondo che ti gira intorno e ti porta a spasso. Da grandi bisogna diventare grandi, è necessario. Io non la vedo come una necessità, non me la sono mai posta come meta.